Sì, grazie Presidente. Volevo solo approfittare della triste ricorrenza che c'è stata ieri per magari farvi sapere alcuni dati che sono stati raccolti grazie all'aiuto dell'azienda Pedemontana Sociale in merito appunto alla violenza sulle donne dall'inizio dell'anno, quindi in questi 10 mesi. Allora, per quanto riguarda il Comando Provinciale di Parma dei Carabinieri, si parla di 160 casi sull'intera provincia di reati, appunto, e maltrattamento nei confronti di donne. Per il centro invece antiviolenza, gli interventi sono stati 289, di cui 225 sono nuovi casi, cioè magari appunto 289 erano la totalità di donne già seguite in precedenza, se ne sono aggiunte 225. Delle donne di violenza per cui si è dovuto procedere ad una collocazione fuori dal contesto familiare sono 21, che sono state collocate in case di rifugio, mentre 24 sono state inserite in residence per appunto la necessità di distanziamento dei nuclei rispetto anche al contrasto alla diffusione del Covid. Per quanto riguarda invece la nostra azienda, la Pedemontana Sociale, ci sono state 9 donne residenti nei comuni appunto dell'Unione, per cui il servizio sociale ha predisposto progetti di sostegno a seguito del verificarsi di situazioni di violenza e maltrattamento contro di loro. E sono 8 invece le situazioni di donne con anche figli minori che sono state accolte nelle case per donne e per aiutarle appunto nell'uscita dei progetti con progetti per portarle fuori dalla violenza. La Pedemontana continua comunque a impegnarsi per il contrasto a questo fenomeno. Come forse già saprete, è nominata un'assistente sociale ad hoc, diciamo, per il tema, che è Maria Antonia Moglia, e si occupa appunto del partecipare a quelli che sono i progetti provinciali sull'ambito. Ovviamente non si fa mai abbastanza, è un fenomeno che non accenna a diminuire. Ci tenevo comunque a farvi sapere questi dati perché sicuramente dobbiamo interrogarci tutti su cosa possiamo continuare a fare per cercare di fare qualcosa, appunto.